È un tema che i cittadini devono sapere che è ancora vivo, che non è risolto niente, che siamo ancora, diciamo così, ai primi passi da dover fare e quindi dobbiamo tutti insieme tenere informato la cittadinanza e tempo stesso anche stimolare le istituzioni a fare le loro scelte e andare avanti. Con una camminata che quest'anno parte da San Giovanni Valdarno nell'Aretino, cittadini e associazioni chiedono la bonifica dei 13 siti toscani inquinati da cromo esavalente prodotto dalle concerie. Siti individuati nell'inchiesta CEU della DDA che ha rivelato infiltrazioni dell'Andrangheta oltre a inquinamento e altri reati. 3 di questi siti si trovano nel Valdarno Superiore. La camminata Liberi dal CEU, organizzata da Legambiente e altre associazioni, tocca proprio uno di questi. Qui a 2 chilometri al raccordo della strada provinciale 7, all'altezza di Piantravigne, perché anche lì c'è uno dei 3 siti del Valdarno dove è stato localizzato il CEU. Gli altri 2 sono a Bucine, nel cantiere per inerti Le Rose, e anche nel capoluogo. Il CEU, ricordiamoci, produce cromo esavalente a contatto con l'ossidazione. Adesso comincia a piovere e quindi la trasformazione in sostanza cancerogena. Questo lo dice l'ARPAT, lo dice l'Università di Pisa, ed è necessario a questo punto bonificare. L'obiettivo è quello di bonificare questi 13 siti. Presenti alla camminata anche le amministrazioni comunali, adesso i cittadini e le associazioni chiedono che la giustizia faccia il suo corso. Vogliamo che le indagini che sono state chiuse arrivino in discussione in aula. Aspettiamo già da 3 mesi il pronunciamento del GUP, perché il processo bisogna inizi. Speriamo che questi tempi lunghi possano portare anche a dei rinvii a giudizio ponderati, in modo tale che comunque poi anche un processo sia un processo che si possa svolgere regolarmente nei tempi giusti. Chiediamo che la giustizia, anche se a tempi un po' troppo lunghi, faccia però il suo corso e che sia incisiva.